un borgo di sperimentazione illuminista, costruito nel XVIII secolo dal marchese Filippo Carlo Ghisilieri come piccola città ideale, indipendente dall'esterno. Nel 1944 Colle Ameno fu sede di un campo di prigionia e smistamento di civili, rastrellati e destinati al lavoro forzato, gestito dalle SS. Nasce per creare un luogo ideale dove i suoi abitanti avrebbero potuto trovare tutto ciò di cui necessitavano per vivere, non solo in termini materiali ma anche in termini culturali. All'interno del borgo, infatti, oltre alle case dove le persone appunto risiedevano, c'erano delle botteghe, il semenziere in cui acquistare le sementi per coltivare, uno spazio in cui panificare, un fabbro, un maniscalco, un muratore, ma c'erano anche all'interno della villa del Ghisilieri degli spazi di sperimentazione fisica e chimica, delle grandi mostre numismatiche di quadri e di sculture, un teatro dove dilettarsi in letteratura, poesia. Ma nonostante questo, i tre, diciamo, fiori all'occhiello del borgo di Colle Ameno erano una stamperia dove venivano prodotte delle vere e proprie prime edizioni, una fabbrica di maioliche, ovvero una particolare ceramica di cui divenne nota il borgo di Colle Ameno e che tuttora sono custoditi nei più importanti musei di ceramica d'Italia. Infine un ospedale con un medico chirurgo dove potevano essere curate gratuitamente sia le persone che qui risiedevano che tutti gli abitanti del territorio, completamente finanziato da Filippo Carlo Ghisilieri, il quale ebbe questa idea di mettere in pratica i diritti umani che in quel periodo nascevano all'interno del borgo di Colle Ameno. L'Aula della Memoria nasce nel 2007 con i fondi dell'Unione Europea per raccontare la storia che ha avuto questo luogo durante la Seconda Guerra Mondiale. Nell'inverno del 1944 è stato un campo di internamento per persone destinate al lavoro forzato in Germania e sul fronte di guerra. Qui diverse persone hanno trovato la morte, hanno vissuto la detenzione e questo è quello che racconta questo luogo. Nel campo di concentramento di Colle Ameno si suppone siano passate migliaia di centinaia di persone, il numero esatto non lo conosciamo perché non esisteva un archivio, ma siamo certi del numero molto elevato perché questo campo ha avuto vita per più di 3 mesi e sono state almeno 20 le vittime recuperate alla fine della guerra. All'interno dell'Aula della Memoria facciamo visite guidate sia per i cittadini che per le scuole. I ragazzi possono venire in visita e conoscere la storia di questo luogo, ma anche realizzare insieme a noi dei laboratori didattici su diverse tematiche come vivere in guerra, la linea gotica, il sistema concentrazionario e anche la costruzione della pace. Thank you.